situazione, come far sì che il tuo silenzio e la tua assenza possano farlo innamorare. Perché silenzio e assenza possono coinvolgere, possono far innamorare. Questo devi tenerlo presente, è un punto molto importante, è un fatto fondamentale. Se tu impari a dare silenzio, a dare assenza, puoi riuscire a coinvolgere, a far innamorare. Salutiamo la nostra Gina De Katzan, che deve fare in prima istanza il suo dovere, ovviamente la nostra Gina De Katzan, che deve dare sempre un senso alla sua vita. Brava Gina! Allora, l'amore è un gioco sottile, diciamo, in cui bisogna giocare una partita. La partita è importante giocarla, dobbiamo togliere, la seduzione è basata sul desiderio. Il desiderio è basato sul vincolare il possesso. E quindi soltanto imparando a vincolare il possesso, soltanto imparando a mettere un grande vincolo sul possesso, noi possiamo coinvolgere, noi possiamo far innamorare. E spesso diciamo noi facciamo esattamente il contrario, no? Nell'esigenza, nel desiderio di far innamorare qualcuno, cosa fate? Cosa fate voi? Fate esattamente il contrario praticamente di quello che deve essere fatto. Salutiamo la nostra l'Alpina, Rosy Alpina, brava, però devi essere più puntuale, Rosy, devi essere più puntuale, Rosy. Salutiamo anche Pippoli, ricorda Pippoli che se vuoi rimanere moderatore devi rinnovare l'abbonamento, se no devo toglierti la chiave. Perché ricordo che l'abbonamento, le persone che vogliono essere abbonate al canale, cioè le persone che vogliono essere moderatore del canale, devono anche abbonarsi. Qua l'abbonamento costa meno di 1 euro, quindi questo è il concetto di fondo. Allora, tuttavia dobbiamo tenere presente che c'è una forza nascosta dentro di noi, che è il potere dell'assenza, cioè la capacità di risvegliare un interesse profondo, la capacità di svegliare un interesse duraturo in questa persona, riusciamo solo a svilupparlo manifestando il potere dell'assenza. Il potere dell'assenza, il potere del silenzio, questo può farli innamorare. E perché dare assenza può coinvolgere? Perché dare assenza può far innamorare? L'assenza ha un effetto magnetico. Quando una persona, diciamo, percepisce la nostra assenza, se riusciamo a fargliela percepire naturalmente, quindi non è che possiamo far percepire l'assenza se non abbiamo potenziale. L'assenza fa crescere il potenziale, ma per far crescere il potenziale dobbiamo, diciamo, avere prima all'inizio un po' di potenziale. Quindi attraverso l'assenza possiamo costruire un potenziale, fortificare un potenziale la cui base però ci deve essere. Quindi, che cosa intendiamo con questo? Diciamo che dare assenza a una persona ci permette di creare uno spazio, come dire, un vuoto. Ci permette, salutiamo la nostra Roxy Rosa, ci permette di creare un vuoto, soprattutto alle persone che si sono allontanate, no? Perché uno dice, ma cosa serve dare assenza a una persona che si allontana? Beh, teniamo presente che l'assenza ha un effetto magnetico da questo punto di vista. Quando una persona, ad esempio, che ha un po' di potenziale nei tuoi confronti, non è fisicamente presente, non è presente nei tuoi confronti, questo spazio vuoto può creare dentro di te, ma tu puoi crearlo dentro di lui, ovviamente, se riesci a giocare bene la partita. Questo spazio vuoto può diventare un luogo dove nascono desideri, dove nascono esigenze profonde. Tieni presente che analogicamente attraverso l'assenza tu puoi produrre rapidamente in quella persona un'amplificazione dei turbamenti, perché
In prima istanza, come funziona il giochino? Tu devi farti percepire attraverso la tua comunicazione come quel genitore significativo di cui nella triade originaria quella persona avrà bisogno. Perché tenete presente questo, che nella triade originaria, cioè sviluppata nell'imprinting, sviluppata nell'infanzia, si verificano due situazioni particolari. La prima situazione è legata al fatto che diciamo, con un genitore vivrai il conflitto, quindi vivrai l'avversione, la repulsione, ma con un altro genitore viceversa vivrai l'attrazione, vivrai il coinvolgimento. Quindi c'è sempre nella nostra vita un genitore che inseguiamo e che ovviamente questo genitore è il padre o la madre fondamentalmente. E quindi un comportamento materno o paterno ci darà, diciamo, dei coinvolgimenti fondamentalmente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi sappiamo farci identificare come quel genitore, non quello conflittuale, ma quello che l'altra persona, la persona che ci interessa, ha inseguito, noi possiamo diventare, diciamo, significativi per questa persona. Possiamo diventare estremamente significativi. Possiamo, diciamo, diventare delle persone importanti per quel soltiamo. Anche Betty Kotich, grazie Rosy, possiamo diventare veramente significativi per questa persona e quindi la distanza fisica, diciamo, una volta che siamo diventati significativi, andando a ricoprire il ruolo giusto nel confronto di quella persona, possiamo amplificarlo dandogli assenza. La magia dell'assenza richiede è la capacità di trasformare il vuoto che facciamo vivere a una persona in uno spazio di desiderio. Quindi possiamo imparare a farci desiderare in questo vuoto che il pensiero dell'altro inizia a rivolgersi verso di noi e in questo vuoto che il pensiero dell'altro, spesso offuscato, diciamo, dalla presenza quotidiana, salutiamo la nostra Grinettina, diventa, diciamo, emerge con chiarezza, ci permette una comprensione, l'altra persona inizierà ad amplificare il suo desiderio. È importante però, come dicevo all'inizio, aver creato una solida base di potenziale di seduzione, perché ovviamente altrimenti il potenziale di seduzione diventa come lo stipendio che do a Sissi, no? Io le pago 0 euro e 0 lo puoi moltiplicare per 2, per 3, per 4, per 5 fa sempre 0. Quindi l'assenza funziona solo ed esclusivamente se tu prima sei riuscita a creare un potenziale. Un potenziale, una sorta di coinvolgimento, anche piccolo. Non è che devi diventare chissà che cosa, anche un piccolo potenziale, salutiamo Crazy, può essere, diciamo, utilizzato per far crescere, per aumentare, per migliorare la situazione. Quindi se tu impari a, diciamo, a gestire, se tu impari a gestire, diciamo, ho visto il video sul matrimonio. Ah, vi è piaciuto? Andate a vedere il video sul matrimonio. Spero che vi sia piaciuto moltissimo il video sul matrimonio. Vi è piaciuto il video sul matrimonio? Non ho parole, nel senso che ti ha lasciato senza parole. Talmente è importante, diciamo. Ti ha lasciato senza parole il video sul matrimonio. Quindi questo è un punto fondamentale, no? La magia, secondo me non è piaciuto. Ma come non è piaciuto? È un video fantastico. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente questa cosa, no? La magia nell'assenza risiede nella capacità di trasformare il vuoto in uno spazio di riflessione, in uno spazio di desiderio. Questo vuoto, diciamo, riesce a aumentare il potenziale, riesce a far crescere il potenziale
se noi naturalmente lo, come dire, lo abbiamo creato all'inizio. Quindi questa fase, diciamo, ovviamente dobbiamo utilizzarla quando una relazione non funziona, dobbiamo utilizzarla quando una relazione, quando dall'altra parte non c'è complementarietà alle nostre esigenze, perché tenete presente questo, che fin tanto che una situazione funziona, fin tanto che una relazione funziona, non va cambiata, non va modificata, cioè voi non dovete dare, come dire, assenza quando la relazione vi piace, quando la relazione funziona. L'assenza naturalmente, questo sembra evidente, però in alcuni casi non è evidente, dobbiamo imparare, diciamo, dobbiamo imparare a, come dire, dobbiamo imparare a darla quando la relazione per qualche motivo non funziona, quando la relazione per qualche motivo quando la relazione per qualche motivo non ci porta dei risultati. L'assenza, paradossalmente, può riavvicinare, cioè quando riesce a far vivere l'assenza a una persona, paradossalmente tu puoi farla riavvicinare, perché nella solitudine, diciamo, la mente di quest'altra persona troverà il tempo di rielaborare i ricordi, di rielaborare le emozioni. E diciamo, la distanza fisica può diventare, creare un fenomeno che si chiama infertizzazione. Cos'è l'infertizzazione? La persona si innamorerà, inizierà a coinvolgersi, perché inizierà a capire che la tua presenza era comunque una presenza forte, una presenza per certi versi emotivamente significativa, anche se non si renderà conto che poi è proprio grazie all'assenza che tu riesci a cogliere il valore della presenza. Dicevo prima, è di fondamentale però importanza, è veramente di fondamentale importanza aver creato, diciamo, aver creato una solida base emotiva. E per creare una solida base emotiva, un solido potenziale emotivo, è molto importante, ad esempio, capire qual è la figura genitoriale che questa persona inseguiva nella sua infanzia. Salutiamo anche la carampagnocca Patrizia, no, salutiamo la chiavetta Palma, mi ero sbagliato. La chiavetta Palma, ti sei rimessa col massaggiatore Fedifrog concubino? Quindi questo è un altro punto molto importante, no? Se non hai acquisito potenziale, la tua assenza non ti darà nessun vantaggio. Quindi devi iniziare a comportarti per acquisire un minimo di potenziale come si comportava a suo tempo il genitore che questa persona riteneva di dover inseguire, il genitore di cui tra virgolette si era coinvolto, si era innamorato. Basta mettere in atto un comportamento simile e uno dice: ma come faccio a capirlo? Beh, lo spiego nei seminari, lo spiego comunque anche in tanti video. Cioè, si tratta di cogliere quali erano o quali sono i turbamenti che quel genitore ti andava ad amplificare e attraverso quale modalità di comunicazione te l'amplificava. Cioè, te l'amplificava attraverso una comunicazione, diciamo, in cui ti dava presenza, in cui ti dava disponibilità o in cui ti dava poca disponibilità, in cui magari ti amplificava la disistima, oppure un genitore condizionante. Ecco, rimettere in atto lo stesso scenario, lo stesso teatrino, la stessa teatria, diciamo così, che a suo tempo l'altra persona ha vissuto, ci permette di acquisire il giusto potenziale, cioè ci permette di acquisire il giusto potenziale. Ma una volta che noi abbiamo acquisito il giusto potenziale, attraverso quindi questi comportamenti, dobbiamo amplificarlo e l'assenza riesce a amplificarlo, perché se tu percepisci me come significativo o io percepisco te come persona significativa, allora temiamo di perdere, perché dentro di noi, dentro di ognuno di noi c'è un'immagine che si chiama immagine della perdita, che tutti noi abbiamo vissuto, anzi, diciamo che a livello analogico è presente. Si tramanda da una generazione all'altra, senza parlare di reincarnazione, ma si tramanda proprio
da una generazione all'altra a livello quasi genetico, perché i nostri avi, essendo avi, magari sono deceduti sicuramente, e quindi hanno vissuto a livello energetico in quello che Rupert chiama il campo energetico, diciamo campo morfogenetico, quindi a livello genetico si possono trasferire anche delle emozioni. E quindi l'abbandono viene comunque percepito, no? Quindi se tu dai assenza, riesci ad esempio a stimolare nelle persone che se ne sono sensibili l'abbandono, l'abbandono affettivo. E siccome l'abbandono affettivo è come dire, è un'emozione molto forte, questa va ad aumentare il potenziale che tu hai nei confronti di quella persona. Quindi questo è un po' il concetto legato alla magia dell'assenza, fondamentalmente. Ovviamente, quindi, come dicevo, l'assenza permette di creare uno spazio dove l'altra persona potrà proiettare su di te, potrà riflettere su di te, potrà riflettere anche sul tuo valore, sulle tue caratteristiche e, diciamo, e darà spazio alla riflessione. La tua assenza gli permetterà di pensare, di riflettere sulla tua importanza, ad esempio, nella sua vita. Nella mancanza, egli può valutare quanto il tuo contributo emotivo possa essere stato significativo, quanto possa arricchire la sua esistenza e quindi quanto sia deludente perderti. E ovviamente questa paura di perderti farà nascere nell'altra persona un desiderio crescente, cioè l'assenza, da questo punto di vista, possiamo dire che alimenta, che stimola il desiderio. E quindi l'attesa, l'assenza, se ben dosata, può rendere, ad esempio, poi un incontro magico, un incontro speciale, carico di aspettative, carico di emozioni. E più una persona si carica di aspettative, si carica di emozioni, più automaticamente si innamora. Il silenzio è, diciamo, è collegato all'assenza, non è un silenzio nel senso che tu stai zitto e la persona sta zitta, ma è un linguaggio a sé stante, il linguaggio non verbale, che permette di comunicare più di 1.000 parole fondamentalmente. Perché, ad esempio, se tu ogni tanto ti frizzi, ogni tanto non parli, ogni tanto non rispondi, beh, vai a creare una situazione molto intrigante nell'altra persona, cioè vai a generare mistero e intrigo. Cioè il silenzio, non parlare, il frizzarsi, perché poi, soprattutto i maschi, sono abituati che quando escono con una donna parlano a raffica. Oppure molte donne, quando escono con un uomo, iniziano a parlare a raffica. Ora, il parlare troppo non funziona, è il bacio della morte della seduzione. Mentre invece il silenzio è, salutiamo anche Francisca, il silenzio ha una valenza diversa, il silenzio genera mistero, il silenzio genera intrigo. Non rivelare tutto immediatamente di te, non rivelare, anzi rivela il meno possibile, crea attesa, non renderti disponibile. Non è che devi essere disponibile, salutiamo Octebor, non è che devi essere disponibile ogni volta che questa persona vuole, anzi devi negargli la tua disponibilità. Questo ti permetterà di rafforzare l'attesa. Rafforzare l'attesa, un silenzio posizionato nel modo giusto può veramente rafforzare l'attesa e aumenta l'entusiasmo per il vederti, per il prossimo incontro. Anche se le cose funzionano, ogni tanto salutiamo anche Cocchi, ogni tanto andare a stimolare l'attesa è fondamentale perché un silenzio ben posizionato aumenta l'intensità emotiva dell'incontro successivo, quindi come se andasse a caricare di emozioni quella persona. Più la carichi di emozioni, più sarà predisposta a coinvolgersi, a innamorarsi. Ovviamente ci deve essere un equilibrio nell'uso del silenzio, nell'uso dell'assenza, nella non disponibilità. Perché intanto devono essere necessari, cioè non dobbiamo farlo quando la relazione funziona, ma quando la relazione inizia ad andare male, quando l'altra persona magari in qualche modo inizia ad allontanarsi, inizia a distaccarsi. Quindi è lì che devi tirare fuori queste frecce nel tuo arco.
E ovviamente va gestita al meglio, ad esempio l'equilibrio è comunque la chiave fondamentalmente. Queste cose vanno fatte nel giusto equilibrio, perché ad esempio un'assenza troppo prolungata o un silenzio eccessivo possono essere interpretati dalla parte logica dell'altra persona, possono essere interpretati come un sinonimo di diciamo menefreghismo, possono essere interpretati come un sinonimo di freddezza, anche magari di freddezza passionale, per cui potrebbe darsi che quest'altra persona si inizi a distaccarsi, no? Perché se noi penalizziamo troppo a livello logico, otteniamo che l'altra persona si stacchi. Ovviamente, anche se c'è silenzio, poi in realtà comunichiamo col linguaggio del corpo, gli sguardi, i gesti. Quindi impara anche nel silenzio a sorridere, a fare i giusti gesti, a vedere attraverso quale gestualità la persona viene coinvolta e quale gestualità invece rifiuta. Questo ci permette, diciamo, anche poi un ritorno graduale nella vita di una persona, perché questa tattica è molto utile quando, ad esempio, una persona si allontana. Poi, ovviamente, una volta che hai acquisito potenziale, che noti che l'altra persona ti cerca, che noti che l'altra persona ti vuole, che noti che l'altra persona vuole fare delle cose, allora puoi utilizzare una sorta di ritorno graduale, cioè mostrarti, diciamo, eventualmente interessato a rifrequentare quella persona, però la cosa importante in questo caso è mettere dei vincoli, delle condizioni. Soltanto chi saprà mettere dei vincoli, soltanto chi saprà mettere delle condizioni potrà amplificare ancora di più il potenziale. Quindi la tattica per aumentare il potenziale qual è? Creare un piccolo potenziale iniziale attraverso la duplicazione genitoriale, amplificare moltissimo questo potenziale somministrando silenzio e tra virgolette, rifiuto, ma cioè assenza fondamentalmente. E poi, una volta che è cresciuto il potenziale, rendersi conto che in alcuni casi dobbiamo poi anche gratificare. Ritornare a gratificare perché troppe penalizzazioni poi non portano risultati. La penalizzazione va calibrata nel modo giusto. Bene, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su tutti i canali YouTube.